Bruno Larini nasce a Viareggio, nei pressi di Lucca, il 7 aprile 1974. Frequenta l'Istituto d'Arte di Lucca e successivamente si diploma all'Accademia di Belle Arti di Carrara. Conosciuto come artista atipico e anticonformista, sperimentatore di nuovi linguaggi artistici in pittura, scultura, fotografia e video. La sua ricerca artistica spazia liberamente in forme d'arte diverse. Artista in continuo fermento, ha fatto dell'ambiguità la sua formula di espressione. Crea, distrugge, rigenera la natura umana e interpreta in maniera soggettiva e nichilista l'essere vivente. Le sue opere sono icone enigmatiche e simboliche. Bruno Larini ha all'attivo numerose mostre collettive e personali nelle principali capitali europee e del mondo. Di rilievo, la mostra alla Posteria di Milano nel 2000, dove il video Sentinella vince il premio Arte Mondadori e viene proiettato per 7 giorni ininterrottamente. Al Bizzarro Film Festival del 2006, La Fabbrica viene premiato con miglior film per la realizzazione tecnica. Successivamente, lo stesso video partecipa a Parigi alla rassegna internazionale Prix de la Vidéo Européenne. Partecipa nel padiglione Tibet, nel padiglione Italia, alla 54esima esposizione internazionale d'arte di Venezia. Un suo lavoro video dal titolo Innesto Lirico è stato trasmesso in TV da Sky nell'ambito della trasmissione Short Movies. Con 2 corti sperimentali rappresenta l'Italia al Portobello Film Festival di Londra nel 2014. Nel 2015 e nel 2017 riceve il premio Città di New York. Partecipa alla Triennale di Arti Visive di Roma e alla 57esima Biennale d'Arte Contemporanea di Venezia nel padiglione Guatemala con la mostra Grazie Italia. Lo stesso anno è il vincitore del premio Città di Atlanta. Nel 2018 partecipa a Padiglione Europa, evento collaterale della 16esima Biennale di Architettura di Venezia. L'operato di Bruno Larini ha partecipato a premi di caratura internazionale e ha ricevuto consensi e apprezzamenti da parte del pubblico e dalla critica.